Amici sportivi, buonasera e ben trovati al Pallacrisafulli di Pordenone. Siamo pronti per la partita che tra pochissimo metterà di fronte la squadra di coach Cece Ciocca, la Friuladria Pordenone Credit Agricole, contro i Wildcats Urania Milano di coach Marcello Ghizzinardi, nella quindicesima e ultima giornata del girone di ritorno della stagione regolare. Il girone è il B, il campionato è quello di divisione nazionale B. Agli ordini dei signori Stefano Bonetti e Heidi Nazami, qui Simone Pizzioli vi augura una buona partita. È qui con me Diego Colombis, benvenuto Diego. Grazie, ciao a tutti. Per Pordenone, che gestisce il primo possesso della partita, in campo Davide Zambon, che subisce ora fallo, probabilmente andrà in lunetta. Numero 13 Giancarlo Palombita, il 14 Michele Ferrari ed il numero 4 Daniele Toscano per Milano. Il numero 5 Dusan Stipovic, il numero 11 Andrea Paleari, attenzione a questo giocatore in grandissimo stato di forma, il numero 6 Matteo Giovannelli, il numero 9 Riccardo Bazzoli e il numero 8 Marco Torgano, quintetto base Diego, oramai consueto per coach Ghizzinardi, squadra che ha un ottimo mix di giovani e di giocatori con maggiore esperienza, che attualmente è certa dei playoff. Quello che è incerto è la posizione, si gioca con Bergamo il sesto posto. Sì, un quintetto sicuramente quadrato, se non erro è la migliore difesa del campionato, quindi attenzione al loro sistema difensivo. In attacco hanno buone qualità individuali, soprattutto Paleare, ottimo lungo però molto dinamico, e io mi ricordo dell'anno scorso Torgano che ci fece parecchio male con le sue triple. Assolutamente sì Diego, hai proprio ragione, migliore difesa del campionato, pur avendo il tredicesimo attacco del campionato, la qualificazione playoff se l'è meritata proprio nella propria metà campo difensiva. Punteggio di 1-0 per l'1-2 ai liberi per Pordenone. Pordenone, Diego, che arriva qui al forum dopo 4 sconfitte consecutive, l'ultima affermazione nei confronti di Bologna. Arriva il richiamo ufficiale da parte dell'arbitro Azzami nei confronti di Ghizzinardi, subito carico il coach ospite, un minuto e qualche secondo di gioco, viene subito richiamato. Dicevo Diego, ultima affermazione qui per Varuzza e compagni nei confronti della Fortitudo Bologna. Era il 15 marzo, e poi sono arrivate le sconfitte con Lugo, Cento, Desio e Orzi Nuovi. Per inquadrare un attimo l'importanza dell'incontro, Diego, oltre al fatto che speriamo che non sia l'ultima partita che vediamo i ragazzi di coach Ciocca qui in campo, dobbiamo sperare in una vittoria nostra nella contemporanea sconfitta di Lecco con Montichiari. A quel punto ci qualificheremmo come ottavi ai playoff. Buona la circolazione di palla ora dell'Urania, arriva il primo canestro in transizione da parte del numero 8 Marco Torgano. Diego, ce la possiamo fare? Secondo me sì, purtroppo non abbiamo il destino nelle nostre mani perché dobbiamo aspettare il risultato di Lecco. È un po' un peccato perché sicuramente la squadra al completo, se non avesse patito gli infortuni e non ci fosse il, secondo me, sempre latente, diciamo, i problemi extra cestistici. Esatto, input negativi a livello così di rimborso societario, insomma, secondo me con un po' di più di tranquillità psicologica e meno infortuni sicuramente non saremmo arrivati a questo punto, avremmo già guadagnato i playoff, però purtroppo le cose stanno così, dobbiamo fare una gran partita oggi e aspettare buone notizie da Lecco. Nel frattempo Diego, tripla di Bazzoli per il 5-2 ospite, sono 6 secondi ora per andare al tiro, vediamo se ce la fa Varuzza, viene respinto dai giocatori in maglia rossa, però non abbastanza perché riesce ad arrivare quasi fin sotto canestro, randagiata di Matteo Varuzza, 5 per chi attacca, 4 per chi difende.
altra tripla che non va, balla sul ferro il tiro di Marco Torgano, ci prova Palombita, è storto la tripla del giocatore di origini triestine, e Urania è già dall'altra parte con Giovannelli in post basso per Paleari, no look, con qualche difficoltà perché era molto basso il passaggio di Paleari. È bravo comunque, molto bravo Torgano a tenere il pallone, a riguadagnare l'equilibrio perduto e a segnare il più 3. Avremo dopo, Diego, l'opportunità. Intanto arrivano i due punti di Palombita. Dicevo, Diego, avremo modo e piacere anche di raccontare il grande risultato a livello giovanile. Non voglio anticipare nulla. Sei la persona migliore per poterne parlare. Violazione di passi non rilevata, anche chiara me. Violazione di passi perché Paleari non aveva tenuto l'appoggio, evidente proprio la violazione di passi. Evidentemente l'arbitro guida aveva gli occhi alti a controllare quello che succedeva nelle vicinanze della palla, e conseguente arriva il fallo della difesa con Paleari in lunetta. Sì, mi sembra un po' di vedere le difese un po' allegre, qualche amnesia di troppo che ha concesso sia da parte di Pordenone che da parte di Milano, che ha concesso dei canestri facili da sotto. Dobbiamo sicuramente stringere le maglie difensive e non concedere questi tagli facili o questi uno contro uno nel pitturato, soprattutto a Paleari. Soltanto un tiro libero realizzato dall'ala, mamma mia, grazie a Matteo Varuzza, illumina il forum, Zambon ringrazia, 8-5, e per non sapere né leggere né scrivere, Riccardo Bazzoli spara un'altra tripla, te lo ricordavi così, Diego? Sinceramente no. Era Torgano che ti ricordavi. Esatto, però diciamo la tipologia dei canestri che fece Torgano l'anno scorso sono uguali a quelli che ha messo Bazzoli, quindi bravo. Però qui il buon toscano fa un buon canestro in traffico usando il tabellone, siamo lì, punteggio, attacchi prolifici, difese allegre, rivedibili assolutamente. Eh sì. E c'è Milano ora. Buon, bravo Daniele Toscano a recuperare la palla uno contro uno, vediamo se va fino in fondo, va verso il centro, tiene il contatto, probabilmente c'era anche un fallo, non è d'accordo e c'ha ragione perché lui che comanda dal punto di vista arbitrale, Stefano Bonetti di Ferrara, non arriva il fischio ma arriva il più uno pordenonese con Ferrari che non riesce a tenere il primo passo, e c'è Ciocca che gli dà il consiglio, no Diego, di ballare con i piedi per levare tempo e spazio. Eh sì, ho visto Ferrari molto statico nei confronti del suo avversario diretto, sicuramente poco basso di gambe, è stato battuto, buona lettura da parte dell'attacco ma anche ritardo del difensore. Poco più di 5 minuti al termine del primo quarto, troppo facile, violazione di passi che viene rilevata ora dagli arbitri. Più uno per la Friuli Adria Pordenone che non ha effettuato, se non sbaglio Diego, finora nessun cambio. Sì, in questa azione ho visto la zona da parte di Pordenone che ha costretto all'infrazione di passi Milano. Vediamo se Coach Ciocca la farà riproporre anche l'azione dopo. Varuzza, 10 secondi per andare al tiro, palla dietro la schiena, tra le gambe, dietro la schiena. Non è un movimento che risulta efficace, liberissima per la tripla che trova soltanto le mani di Michele Ferrari da parte di Giovannelli, e Toscano è bello carico. Daniele Toscano, origini laziali di Latina, quest'anno è riuscito a trovare la squadra, l'ambiente e il campionato che in questo momento gli calza a pennello dopo tanta pachina in Lega 2 in quel di Matera. 9 secondi ora per Milano per andare al tiro, arriva un'altra tripla e l'esito, caro Diego, è sempre quello, anche tu spesso quando giocavi ci prendevi, Riccardo Bazzoli piazza un'altra tripla, 14-5, 4 minuti esatti, sì, al termine. Eh sì, è già, se non ero la seconda o la terza concessa a Bazzoli.
Una volta si diceva, dopo la seconda bisogna staccare il braccio all'avversario. 4 secondi per andare al tiro, Zambon si ostina nell'uno contro uno, viene sporcato il suo tiro da parte di Paleari. È lo stesso Paleari a ricevere in post basso, sfida a ruoli invertiti, tiro dalla lunga distanza che per fortuna nostra non va. Gli attacchi corrono, le difese sono un po' statiche. Ferrari per Zambon, Palombita aveva perso l'equilibrio, è di nuovo in piedi. No look di Varuzza per Palombita, sono 10 secondi per andare al tiro. Viene fischiato fallo in attacco, ora Palombita, reo di aver sfondato nei confronti di Dusan Stipovic. Primo fallo personale per Palombita. C'è un po' l'aria qui al Palla Crisafulli oggi di una partita come che non avesse significato, in realtà tutt'altro, come detto Pordenone si gioca i playoff, poi come detto a inizio della cronaca Diego, non siamo gli unici padroni del nostro destino. Pronti sul cubo dei cambi Giulio Colamarino e Vittorio Nobile. Ferrari vai, 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 prendi il fallo e realizza, e Michele Ferrari monta in moto e realizza. Coach Ghizzinardi infuriato chiama time out e vedremo Diego al posto di chi entreranno Colamarino e Nobile, ipotizzo Varuzza e Palombita. Sì, adesso vediamo coach Ciocca come varierà l'assetto del proprio quintetto. Come detto il punteggio mi sembra abbastanza alto, 16-14, sembrerebbe un primo quarto di studio in cui le difese non riescono ancora a prendere le misure degli attacchi. Sicuramente da parte di Pordenone c'è bisogno di aumentare l'intensità, soprattutto nella propria metà campo. Per Toscano diamo un'occhiata Diego alle statistiche, sono 7 i punti per lui, 2 per Palombita, 2 per Varuzza, 3 per Zambon e 2 anche per Ferrari. Ora viene aggiornato lo scout elettronico. Stipovic e Giovannelli ancora a quota 0, 4 per Torgano, 9 per Bazzoli con un 3 su 3 dai 3 punti e un tiro libero realizzato da Paleari. Si ritorna in campo con Michele Ferrari che ha la possibilità di concludere un gioco da 3 punti. Eccolo qui, canestro realizzato e tiro libero di nuovo a uomo Pordenone. In panchina Toscano e Palombita al posto di Colamarino e Vittorio Nobile. Inefficace l'aiuto di Zambon sull'iniziativa di Stipovic in post basso. 2 minuti e 20 secondi al termine del primo quarto, 17 per Pordenone, 16 per Wildcats. Urania Milano, Zambon consegnato per Varuzza, penetrazione sulla linea di fondo, errore ma è bravo lo stesso Varuzza a riconquistarsi il rimbalzo, passaggio morbido, linea di passaggio occupata, violazione di passi non rilevata a mio avviso. Vediamo se Diego è d'accordo, liberissimo di dire Diego che ho ragione. Secondo me era prima infrazione di passi, poi è venuto il fallo che c'era, però era precedente la violazione di passi anche a mio avviso. Fallo della difesa pordenonese che manda in lunetta Dusan Stipovic. Corto il primo tiro, sempre più uno per la Friuladria Credit Agricole Pordenone, 1-2 per il play in maglia rossa. 2 minuti esatti al termine del primo quarto. Nobile per Colamarino, su di lui lo stesso Stipovic, sale e riceve Nobile, cambio difensivo, Stipovic ora su Nobile, legge lo spazio vantaggioso molto bene Nobile e arrivano 2 punti,
quanto è cresciuto Vittorio Nobile, Diego, tanto nelle letture quanto anche secondo me dal punto di vista fisico-atletico. Sì, certamente quest'anno quando è stato in campo ha dato molto equilibrio alla squadra, sia dal punto di vista difensivo che soprattutto offensivo. Peccato per i suoi infortuni che ne hanno pregiudicato l'impiego da parte di Cozzocca. E altra tripla, la quarta di Bazzoli, veramente dobbiamo trovare un modo per fermarlo, non possiamo più concedergli spazio per il tiro da fuori. Direi proprio di no. Più uno per Urania Milano. Ciocca a riprendere Varuzza per la mancata difesa su Bazzoli. Fuori misura il passaggio per Ferrari. Cambio ora per Pordenone. Rientra Palombita. In panchina Matteo Varuzza. Poco meno di un minuto al termine del primo quarto, con il numero 12 Giacomo Sartini pronto a fare il suo ingresso in campo per gli ospiti dell'Urania Milano. Bazzoli fuori per la tripla che non va di Matteo Giovannelli. Aveva rischiato anche il fallo Bazzoli. Nobile cambia lato per Ferrari. Colamarino incrocia a sinistra, ultimo a toccare un giocatore di Pordenone ad avviso di Bonetti. Eccolo qui il cambio ordinato da coach Marcello Ghizzinardi. Fuori Torgano e dentro Sartini. Richiamo anche nei confronti di Palombita. Molto attenti gli arbitri dal punto di vista della disciplina. E viene richiamato anche Ciocca in quanto responsabile della squadra per, credo, non ritardare la ripresa del gioco. Forse la penultima azione del primo quarto la gestisce Urania Milano. Avanti di uno nel punteggio. Paleari, su di lui Zambon. Lo tiene Zambo, è costretto a passare la palla ma che gli ritorna via Stipovic. Penetrazione verso il centro. Abbiamo 5 secondi abbondanti per andare in attacco. Ed ecco uno dei motivi, forse l'unico o il principale, per cui Ghizzinardi ha messo dentro Sartini. Spendere il fallo, visto che in questo momento viene raggiunto il bonus. Viene richiamato Paleari, credo per ragioni precauzionali. Mancano 4 secondi, Diego, al termine. Viene spedito in campo Alessandro Pagani. Rimessa di Nobile, vediamo se il terminale offensivo scelto sarà Capitan Colamarino per la tripla o Palombita o Ferrari, che potrebbe ricevere dentro lo smile. Insomma, 3 opzioni e poi magari tira Zambon. E abbiamo sbagliato tutto, Diego. Eccolo qui, Nobile si spazia, prende la tripla, non va, sembrava che potesse entrare. Termina con il punteggio di 20 a 19 per Urania Milano. Appuntamento a tra pochissimo per il secondo quarto. Si riparte dal 20 a 19 ospiti che hanno anche il primo possesso del secondo quarto. Friuladra in campo con Palombita, Zambon, Ferrari, Nobile e Colamarino. Giovannelli punta Zambon, palla scaricata in angolo per Pagani, di nuovo Giovannelli. Sono 5 secondi per andare al tiro. Si spazia Giovannelli dopo l'ottimo passaggio smarcante di Sartini. Buona questa circolazione di palla da parte di Milano, Diego. Sì, ottimo penetra e scarica, ha trovato un tiro non proprio pulitissimo, però è stato fatto canestro, quindi diciamo attacco efficace da parte di Milano. Poi Bazzoli, oltre ad avere un buon tiro, ha anche un ottimo primo passo di penetrazione che crea vantaggi per i compagni. Ottima intanto collaborazione tra Colamarino e Zambon, sbaglia un rigore a porta vuota Giulio. Sì, peccato, sempre più 3 per chi attacca. Ghizzinardi cerca di sistemare il proprio quintetto dando suggerimenti per ottenere delle migliori spaziature. Era sulla linea di passaggio Palombita, sono 2 secondi per andare al tiro, cerca il contatto Giovannelli, non lo trova. Viene fischiato correttamente i 24 secondi. L'arbitro deve aspettare, Diego, di vedere se la palla è
chiaramente nelle mani della, in questo caso di Pordenone, ma siccome c'era stato un possesso non chiaro, è intervenuto correttamente Bonetti. Nobile per Colamarino, cerca Ferrari, non lo trova, di nuovo la palla nella corsia centrale per Palombita. Un po' lento l'attacco di Pordenone. Zambon si gira, si palleggia sul piede, rimesse per Milano. È arrivato il momento di Vittorio Visentin, che prenderà il posto di Zambon. Così è. Per Milano Stipovic con il numero 5, Sartini con il numero 12, con il 6 Matteo Giovannelli, con il 9 Riccardo Bazzoli, due punti intanto per Sartini, e con il 19 Alessandro Pagani, più 5 ora per Milano. Toscano pronto a entrare in campo, qualche sospetto nel movimento, nella partenza di Visentin. Arriva la tripla sbagliata da Colamarino. Milano è già dall'altra parte, cambio di lato immediato, Sartini ora a gestire il pallone, lo gestisce male, bene per noi perché arriva l'errore, c'è Ferrari che parte, punta l'aria, viene sporcato il suo possesso, qualche problema anche per Milano nella circolazione di palla, si prende il tiro da due che non va. Sembra una partita, Diego, come detto, un po' estiva, no? Un amichevole, sì, finora, sì, Ciappettira, detto in maniera poco tecnica, ma che forse rende l'idea, no? Sì, mi sembrano due squadre che stanno giocando in modo molto approssimativo, tante palle perse da una parte e dall'altra, bel canestro di uno contro uno in post basso per Visentin. Forse con questo cambio perdiamo forse un po' di dinamicità da parte di Zambo, però forse un po' più di fisicità da parte di Vise, che in questo momento abbiamo bisogno di presenza sotto nel pitturato. Come abbiamo bisogno anche del tifo, dei supporters bianco-rossi. Sartini, arresto, tiro molto pulito, molto efficace. Sì, mi sembra che le nostre guardie siano un po' più lente rispetto a quelle di Milano, siamo sempre in ritardo, soprattutto nelle loro penetrazioni, arresto e tiro, sono molto bravi a prendere e mantenere un vantaggio in penetrazione, ci puniscono sempre, siamo troppo lenti in difesa. Palombita su Stipovic, Giovannelli, cambio di lato per Sartini, tiene Giulio Colamarino. Sbaglia il tiro Alessandro Pagani, nessun fallo ancora per entrambe le squadre, e Palombita accelera, arriva un altro errore da sottomisura quasi simile a quello di Giulio Colamarino, però dal lato opposto. Arriva un altro tiro errato firmato da Riccardo Bazzoli. Arriva finalmente i tre punti, arrivano i tre punti firmati da Giancarlo Palombita, meno due per Pordenone. Tripla che dà ossigeno ai ragazzi di Coach Ciocca, fallo di Vittorio Nobile che spinge contrastando l'uno contro uno senza palla in post basso di Stipovic. Cambio in casa a Milano, fuori Bazzoli e dentro Paleari per Ciocca, dentro Daniele Toscano, fuori Giulio Colamarino. Non l'abbiamo detto all'inizio, lo diciamo ora, Diego, non è che abbiamo esautorato zona sì per Pordenone Dario Starnoni, ma mentre noi parliamo lui si sta giocando una partita molto importante con i suoi under 15 eccellenza del nuovo Basket 2000 nei confronti di Basket Trieste, quindi ci teneva a salutare, ma per quello insomma aspettiamo il fine della partita. Degnamente sostituito da il mio amico Diego Colombis. Diego, pronto, perché tra un po' ti farò raccontare qualcosa di bello. Ok, ci sono. Lo so che sei preparato, Primo libero a segno per Giacomo Sartini. 2 su 2 per lui.
Schema numero 4, chiamato da Vittorio Nobile. C'è una bella notizia anche che riguarda Nobile e Federico Di Prampero, convocati per il raduno collegiale della nazionale Under 20, Diego. E siamo sempre in tema di settore giovanile. Viene chiusa la porta a Michele Ferrari da parte di Paleari. Stipovic fino in fondo, fuori per Sartini che si prende la mira, arriva all'errore. Palombita spinge il contropiede, che in realtà contropiede primario non è, non arriva il canestro. Sfortunato in questa occasione Palombita. Cioca chiede di rientrare immediatamente. Palla in angolo per Sartini, rinuncia alla tripla. Paleari lontanissimo da canestro. Palla nelle mani di Giovanelli. Eccolo qui Paleari, vediamo se si gioca l'uno contro uno con Visentin. C'è il tiro anche da lunga distanza, per fortuna nostra non arriva nessun canestro, va per le terre Palombita, contatto nel cuore dell'area. Ora viene richiamata l'attenzione degli arbitri che fischiano il gioco, forse vedendo Giancarlo ha preso un colpo sul gomito. Diego, approfittiamo di questo momento e insomma ti cedo il microfono, racconta di questa ottima come dire, conclusione dell'interzona che riguarda l'Under 19 Elite e il resto. Diego, raccontalo te. Sì, beh, diciamo, dopo aver vinto il titolo regionale di categoria siamo andati al concentramento interzonale. Si parla, scusami, perché lo so, Under 19 Elite. Under 19 Elite. Siamo andati al concentramento interzona ad Ozzano Emilia, vicino a Bologna, dove abbiamo affrontato l'Amatori Pescara, il Cilento Basket Agropoli, il Basket Erba di provincia di Como, giocando una partita al giorno in girone all'italiana. Le prime due classificate accedevano alle finali nazionali, abbiamo vinto tutte e tre le partite con fatica però meritatamente, e abbiamo conquistato le finali nazionali che si disputeranno a Vasto in provincia di Chieti dall'11 al 17 maggio. Siamo ovviamente felicissimi. Beh, ne abbiamo come tifosi pordenonesi. Arriva intanto la tripla di Vittorio Nobile, ben donde di essere soddisfatti. Una squadra costruita, per meglio dire, i suoi giocatori arrivano da diverse realtà, Diego, no? Provinciali, e insomma credo che all'inizio ci siano stati anche dei naturali problemi di amalgama, vero, per te, per Beppi Gallini, per il coach Carlo Tison? Sì, beh, all'inizio sì, questa squadra diciamo è partita con dei punti interrogativi ovviamente, però devo dire che i ragazzi ci hanno messo veramente grandissimo impegno, e grazie alla mano sapiente di coach Tison, che li ha saputi motivare e farli crescere, abbiamo raggiunto questo importante risultato, per certi versi inaspettato. E quindi ancora più piacevole, perché quando appunto c'è anche la sorpresa. Sì, siamo partiti un po' in sordina nel campionato Under 19, però ecco, forse è stata proprio la sconfitta, unica sconfitta peraltro della stagione finora, contro lo Spilimbergo in trasferta, ci ha fatto capire che potevamo dire la nostra e fare qualcosa di importante in questo campionato. Direi che ci siamo riusciti, insomma, il classico esempio della sconfitta che dà gli stimoli per fare meglio e come punto di partenza per il proseguo della stagione. Bene Diego, grazie. Nel frattempo Di Prampero è entrato in campo al posto di Palombita. Arriva il fallo lontano dalla palla da parte di Vittorio Visentin. Situazione Diego, più uno per Urania Milano, con Federico Di Prampero che aveva gettato via, che ha gettato via il pallone nell'azione precedente. Misunderstanding con il compagno di squadra. Sartini, 10 secondi per andare al tiro. Vediamo se Pordenone riesce a chiudere la propria difesa. Rimbalzo di Daniele Toscano sull'errore al tiro da parte della squadra lombarda. Daniele Toscano per Visentin, di nuovo per Visentin da parte di Vittorio Nobile. Arriva un contatto, non arriva il fallo. Milano è già dall'altra parte. Cambio di lato per Sartini. Pagani sempre per Sartini. Storia un po' tese tra Ferrari e Paleari.
arriva l'aiuto di Visentin, consegnato per Torgano, non arriva il canestro. La difesa di Pordenone comincia a essere un po' più efficace. Finta il tiro per Di Prampero, scarica la palla per Gentin, tiro dalla media, dentro fuori, è un leone toscano. Mi esalta, è un giocatore che mi esalta quando riesce a esprimersi a livelli atletici che gli sono propri. Purtroppo non è così, come dire, costante, ma è veramente un leone. Eh sì. Il toscano ha dei mezzi atletici veramente devastanti, peccato appunto che non sia sempre costante nel rendimento. Sembra che questo quarto sia speculare rispetto al primo, rispetto all'attacco. Scusami Diego, dentro Stipevic e Bazzoli al posto di Sartini e Pagani, anche in casa PN c'è una sostituzione, dentro Matteo Varuzza. In panchina Michele Ferrari, scusami Diego. Sì, dicevo, se il primo quarto è stato caratterizzato da efficaci attacchi e amnesie difensive, direi che in questo secondo periodo le cose si siano mutate, nel senso che difese efficaci e attacchi veramente spuntati. Anche Bazzoli comincia a sbagliare qualche tiro, era partito con un 4 su 4 da 3. Toscano per Di Prampero, frenato con l'ABS, passaggio per Varuzza, tiro aperto che però non trova il canestro. Extra possesso per Pordenone. Rimessa da fondo campo, se ne incarica il neo entrato Matteo Varuzza. Si smarca e trova il passaggio Vittorio Nobile. Non riesce a tenere il pallone tra le mani e arriva la palla persa. Giovanelli per Torgano. Bazzoli, di nuovo Giovanelli, taglio centrale di Torgano, penetrazione di Bazzoli. E arriva il fallo di Vittorio Visentin, forse il secondo. Vediamo la segnalazione da parte degli ufficiali di campo. Sì, è così. Secondo fallo personale per il lungo padovano. Cambio Urania Milano. Dentro il giovane Paolo Marra al posto di Matteo Giovanelli. Diego, finali nazionali Under 19 Elite in quel divasto finale nazionale che anche tu hai vissuto un po' di anni fa. Eh sì, l'ho vissuto proprio assieme a te nel lontano 1988, quando eravamo cadetti, che sarebbe l'equivalente degli attuali Under 17, e successivamente io le ho vissute anche a livello juniores, quindi parliamo di attuali Under 19. Devo dire che il livello era decisamente superiore in quell'under 19, in quel campionato nazionale juniores vinto, mi ricordo, dalla Mar Rimini, militava un tale Carlton Myers, per non parlare poi della Stefanel che affrontammo anche a livello regionale, in cui c'era il grande Gregor Fucca, Alessandro De Paul, insomma, che hanno scritto pagine importanti a livello nazionale, ecco. Nel frattempo, Diego, arriva il canestro di Dusan Stipovic, che fissa sul 31-27 per Milano, e appuntamento per il secondo tempo. A tra poco. A tra poco. E si riparte dal 31-27 per Urania Milano. E Lecco, l'altro campo, Diego, che ci interessa. Qui con me, sempre Diego Colombis. Lecco ha concluso sopra nei confronti di Montichiari. Adesso diamo un aggiornamento alle statistiche di 9:40-31, perché Friuladri Accredita Agricola Pordenone a Prodi come ottava ai playoff. C'è bisogno di una vittoria qui al Palla Crisafulli e di una contemporanea sconfitta di Lecco, battuta due volte. E quindi scontri diretti, Diego, a favore, sarebbero a favore di Pordenone, però c'è bisogno, come detto, di una vittoria qui e di una vittoria di Montichiari in quel di Lecco.
per Pordenone in campo, Palombita che recupera il pallone, Davide Zambon, Michele Ferrari, Daniele Toscano e Matteo Varuzza, accelerata di Palombita. Secondo tempo, Diego, è iniziato sulla falsa riga del primo, ossia attacchi allegri, difese statiche, diciamo statiche. Sì, mi sembra proprio che manchi un po' il furore agonistico in questa partita, c'è molta approssimazione da entrambi i lati, infatti adesso prendiamo una tripla abbastanza comoda da parte di Giovannelli e torniamo sotto di 5 punti. C'è bisogno di cambiare proprio registro dal punto di vista dell'intensità e dell'attenzione. Palombita, sale per il blocco Zambon, non era pronto Toscano a ricevere il passaggio, forse è stato un po' sorpreso anche dallo stesso passaggio di Palombita. Per Milano in campo Giovanelli che ora gestisce il pallone, lo cede a Stipovic, poi c'è il numero 9 Bazzoli, numero 8 Torgano e il numero 11 Paleari, quintetto base se non erro, Diego, con cui appunto Ghizzinardi è partito. Sì, il tanto temuto Paleari mi sembra che non sia all'altezza del suo nome stasera, però sono altri che ci stanno facendo male. Intanto altro contropiede facile sbagliato da Toscano, ma arriva il grande Zambo che in Teppin corregge e mette a referto altri due punti per il PN. Sì, ci stanno facendo male i milanesi, soprattutto con Bazzoli e con gli esterni. Altra tripla aperta concessa, quasi battezzato il numero 5 Stipovic di Milano, quasi battezzato da Toscano. A questo livello non ti puoi permettere di battezzare i tiratori. Sì, questa volta ci è andata bene, arriva comunque un fallo a rimbalzo, credo di Palombita, se non ho visto male. Rimessa da fondo campo per Dusan Stipovic, 14 secondi per Milano. E nella speranza che non sia l'ultima partita, credo che insieme a me, a Diego e ai vari tifosi biancorossi ci sia anche Mario Pagano qui con me, firma del Gazzettino. Ciao Mario, bentornato, auguri di buon compleanno un po' in ritardo da parte di tutti noi. Senti, scherzi a parte, cosa dici? Aspettiamo 100? La speranza, come si dice, è sempre l'ultima a morire. Adesso Montichiari sta recuperando sull'Ecco, però è chiaro che prima di tutto dobbiamo metterci del nostro e dobbiamo vincere questa partita, e per farlo bisogna cambiare decisamente marcia, perché la PN che stiamo vedendo questa sera non è certo la migliore. In campo ci sono probabilmente i migliori, abbiamo a disposizione tutti, però bisogna cambiare marcia, decisamente cambiare marcia in materia, soprattutto in intensità. Milano non è poi insormontabile, fortunatamente al momento il punteggio è ancora apertissimo, quindi probabilmente mettendoci del nostro ancora si può dire qualcosa per questi playoff che, credimi, per quanto è andato il campionato, questa squadra li merita, secondo me. Grazie Mario Pagano, concordo assolutamente con la sua analisi, soprattutto è una Urania Milano già, come dire, con la pancia piena, Diego, playoff in cassaforte. Ora Milano perde il momento buono per concretizzare il vantaggio. Bazzoli recupera il pallone dopo l'errore causato dal fallo, credo assegnato a Matteo Varuzza, e saranno due tiri liberi per Riccardo Bazzoli. 6:57 all'intervallo. Doppio errore al tiro dalla linea del tiro libero per il numero 9 in maglia Urania Milano, Michele Ferrari per Varuzza, sale e riceve Palombita, blocco di Zambon. Ferrari randaggiata in aria, Toscano con poca convinzione, arriva infatti
L'errore al tiro è corta, la conclusione di Toscano, arriva il terzo fallo, forse, di Palombita. Vediamo la segnalazione ora del tavolo di ufficiali di campo, eccola qui, terzo fallo per Palombita. E c'è il capitano Giulio Colamarino e viene richiamato lo stesso Palombita. Mi sembra non contentissimo della sostituzione, Diego. Sì, però bisogna dire anche che questo fallo è stato un po' regalato. È sembrato il classico fallo da frustrazione che a tutte le età e a tutti può capitare, ecco. Sicuramente un fallo che non serviva. Vediamo Paleari che cerca di sfruttare il mismatch, ma Varuzza fa un buon fallo e impedisce una conclusione con la possibilità di un canestro di relativa facilità. Arrivano due tiri liberi per Paleari. E come Palombita anche Varuzza ha tre falli personali, 34 a 31, da parecchio che non si segna. Sì, noi abbiamo sbagliato un tiro abbastanza semplice con Toscano, anche loro d'altronde hanno sbagliato dei tiri liberi, diciamo così, una partita all'acqua di rose, classica partita di fine stagione, sì, però siamo noi quelli che dovremmo avere più motivazione, però non sembra da quello che si vede in campo. 36 per chi difende, 31 per chi attacca in maglia bianca, Toscano, grande penetrazione. Tutta fisico, speriamo dia la scossa ai propri compagni questo canestro dell'ala piccola Toscano. Paleari consegnato per Stipovic, di nuovo battezzato dallo stesso Toscano, ed è ottima l'interdizione, per usare un termine non propriamente cestistico ma che rende l'idea, di Zambon su Paleari, e arriva il fallo di Stipovic con Ferrari che cercava di penetrare. Ricordiamo gli arbitri, Diego, anche Stefano Bonetti e Aydin Azami, o Azami, sinceramente non lo so, cosa dici? Azami o Azami? Azami. Azami, va bene. Michele Ferrari per Matteo Varuzza, su di lui Stipovic, blocco di Zambon, palla per Ferrari, sale e riceve Toscano. Sono 6 secondi per andare al tiro, forza, e non trova il canestro Toscano. Bazzoli, Giovanelli, violazione di piede fischiata a Milano, rimessa per la Friuladria Crédit Agricole sotto di 3 punti. Abbiamo un occhio anche alle statistiche che arrivano da Lecco, partita che non è ancora ricominciata perché le statistiche sono ferme al 40-31 del secondo tempo. O è ricominciata, le statistiche non funzionano, o non è ricominciata, le statistiche funzionano. Allora, palla a Michele Ferrari, sotto in qualche modo per Zambon. Brutto questo segnale, secondo me, Diego, è brutto, eh? Adesso non so come siano le nostre statistiche, però mi sembra grandi quantità di palle perse da parte nostra, di cui alcune veramente regalate. Mi viene in mente, non so, la palla persa da Nobile nel primo tempo che gli sfugge di mano, quella di Prampero, quella stessa di Toscano su passaggio di Palombita. 14 palle perse, Diego. Troppe. Torgano per Giovanelli, palla in angolo per Stipovic, di nuovo per Torgano, lo accompagna Nobile. Paleari con molto mestiere riesce comunque a conquistare un rimbalzo. E anche 2 tiri liberi. 36 a 33 per Milano, punteggio molto basso, nonostante le difese poco attente.
Sì, coach Cioca veramente arrabbiato perché il rimbalzo l'ha preso un rosso in mezzo a tre bianchi. Queste sono le cose che ogni allenatore non può sopportare. Due su due per Paleari, di nuovo più 5 per Urania Milano, Nobile per Ferrari. Penetrazione lato sinistro, palla scaricata per il taglio di Zambon. Linee di passaggio chiuse, Torgano. Sfortunata la conclusione del numero 8 di Milano, Ferrari. Sotto mano, con la mano destra, arriva un contatto assolutamente accidentale, credo tra lo stesso Ferrari e Paleari. Coach Ciocca chiede migliori spaziature, di non intasare l'area ma di lavorare per linee esterne, da quello che mi è sembrato di cogliere da qui, Diego. Sì, negli ultimi attacchi mi è sembrato proprio che anche nel movimento senza palla i ragazzi di Ciocca abbiano intasato gli spazi che l'uomo con palla voleva prendere con una penetrazione, quindi errate spaziature provocano congestionamento dell'attacco e cattive soluzioni se non palle perse. Che bel canestro ora firmato Riccardo Bazzoli. Nel frattempo, Diego, in panchina Torgano e dentro di nuovo Sartini, che si era molto ben comportato nel primo tempo. Ferrari batte il diretto avversario, arriva in ritardissimo l'aiuto difensivo. Un Ferrari ritrovato in questo secondo tempo. Dicevamo di Sartini, autore nel primo tempo di 6 punti, molto puliti. Arriva l'altra tripla e si è rimesso a segnare, purtroppo per noi, Bazzoli. Cambio per Pordenone, Diego, dentro Vittorio Visentin. Viene richiamato in panchina Davide Zambon e il tabellone dice 43 Urania Milano, 35 Friuladria. PN Basket. Se siamo un po' in apnea in questo momento, coach Ciocca non riesce a trovare il quintetto con equilibrio, dalla panchina non riesce a pescare il jolly, mi sembra un po' che siamo con l'acqua alla gola, non riusciamo a trovare proprio lo spunto per prendere in mano l'inerzia della partita, che adesso purtroppo è in mano a Milano. Rimessa dalla linea laterale per Ferrari, con la Marino da 2 punti il tiro del capitano, 43 a 38, 2:35 al termine del terzo periodo nell'incontro valido per la quindicesima del girone di ritorno, 43 a 37, scusate, tra Friuladria, Crédit Agricole Pordenone, Urania Milano. Milano già qualificata ai playoff, Pordenone in cerca dell'ultimo posto utile per disputarli. E speriamo che qualche lampadina, Diego, si sia accesa dopo l'errore al tiro di Colamarino. Le gambe come molle di Daniele Toscano segnano il meno 4. Si fa sentire anche il pubblico di Pordenone. Stipovic dalla lunga, cortissimo il tiro, ma è Paleari. E arriva ora il fallo rischioso, perché era veramente borderline tra un fallo personale e un fallo antisportivo. Sì, era Giulio che ha fatto il fallo. Sì. Giulio sì. È andato proprio per impedire il fallo evale, non giocando il pallone, quindi veramente fallo al limite dell'antisportivo. Se da un lato Toscano ha dimostrato quello di cui abbiamo bisogno, cioè di andare con aggressività a rimbalzo, subito sul capovolgimento di fronte abbiamo concesso un rimbalzo offensivo all'Urania che ci è costato appunto questo fallo di Giulio. C'è bisogno di più costanza, soprattutto per quanto riguarda le palle perse, le palle vaganti, i rimbalzi, su queste cose qua che possiamo costruire il successo. Dopo il time out troviamo Paleari sulla linea del tiro libero, realizza il primo
2 su 2 per Paleari. 45-39, meno 6 per Pordenone che attacca. È ripresa anche a Lecco, Diego, più 16 ora per Lecco nei confronti di Montichiari. Capitano, stortissima la conclusione di Giulio Colamarino. ...1.35 al termine del terzo quarto, con Milano che attacca ora con Stipovic. Sale e riceve Giovanelli, su di lui Colamarino, lo invita ad andare a destra, gli chiude la penetrazione centrale, cambio di lato immediato, e Sartini ora a gestire l'attacco. La palla finisce in post basso per Paleari, giro dorsale cortissimo, il tiro di Paleari assolutamente opaca la prova del centro milanese, uno dei migliori non soltanto dell'Urania ma dell'intero campionato nel suo ruolo. Tiene il contatto nobile, contatto di Sartini ai limiti del fallo, blocco di Visentini, fallo in attacco di Giulio Colamarino. A mio avviso molto generosa questa interpretazione dell'azione da parte dell'arbitro. Generosa nei confronti di Milano? Sì. Secondo me Giulio aveva, si era fermato in tempo, c'è stato un contatto minimo che però dici che ci sia stato non implicava necessariamente la caduta in terra di Paleari, insomma. Che forse è un po' accentuato. Esatto, secondo me sì. Va bene, ritorniamo qui in campo. Toscano, mettila per favore. Tripla Daniele Toscano! Meno 3 per la Friuladria Pordenone. Sartini, palla per Giovanelli, su di lui sempre Colamarino, blocco di Paleari, cerca di anticipare e di evitare le lunghe leve di Visentin. Giovanelli, la palla è assegnata comunque a Milano e Ghizzinardi richiama Stipovic e manda in campo Torgano. 3 secondi per andare al tiro per Milano, 6 secondi e 39 centesimi invece al termine del terzo quarto. 8 la difesa di Visentin, chiude proprio la luce a Giovanelli. Di nuovo in campo Torgano, no scusate, il numero 19 Alessandro Pagani, richiamato Paleari. C'è spazio per un tiro, 2 secondi e 91 centesimi. Più che spazio c'è tempo, vediamo se il passaggio lungo di Nobile finisce nelle mani di Toscano, e qui c'è fallo, e qui c'è fallo. E questa potrebbe essere veramente una scintilla che fa compattare la squadra. Io credo di essere d'accordo con la decisione arbitrale, perché penso che non ci fosse antisportività ma soltanto grandissima distrazione, non l'ha nemmeno visto il difensore. Sei d'accordo Diego? Sì, anche secondo me Toscano è stato bravissimo ad andare con due mani sul pallone e a partire subito in palleggio evitando l'infrazione dei passi, e il contatto subito ne ha pregiudicato l'equilibrio, per cui corretta secondo me la decisione di concedere due tiri liberi per bonus a Toscano. E finisce il terzo periodo, 45 Urania Milano, 44 Friuladria Pordenone, Lecco sopra 50-38 su Montichiari. Si riparte, 45-44 per Milano. Pordenone che è rientrata a stretto contatto grazie alle ultime azioni positive in attacco ma anche ad una miglior difesa. Soltanto un punto ora di distanza tra Pordenone e Milano. Ghizzinardi che discute con l'arbitro Bonetti. Time out immediato chiamato da Ghizzinardi. Iniziato il quarto periodo da nemmeno 30 secondi, vuole subito sistemare qualcosa. Ferrari
Viene ben chiusa da Paleari, 4 secondi per andare al tiro, Palombita trova spazio e anche il fallo da parte di Giovanelli. E Stipovic pronto a fare il suo ingresso in campo. Richiamato in panchina Sartini. Evidentemente ha rinunciato al time out. Oh, avevo visto male io. Primo tiro libero a segno per Giancarlo Palombita. 2 su 2. E rimettiamo il naso avanti. Qui con me Diego Colombis, vice allenatore degli Under 19 Elite di Pordenone PN Basket, che hanno conquistato le finali nazionali d'Elite a Vasto. Tripla che va! Mannaggia Riccardo Bazzoli! Spina nel fianco della difesa pordenonese, se non erro questa è la sesta? Credo di quinta. Sì, credo di sì. Beh, fatto sta che ci ha veramente fatto neri dall'arco del 6,75. Si era preso una piccola pausa e poi ha ripreso a macinare triple. Anche una bellissima tecnica di tiro, sempre in equilibrio. Stipovic in panchina, di nuovo dentro. Numero 12, Sartini. Rimessa per PN, se ne occupa Michele Ferrari, ex corno di Rosazzo. In campo Pordenone, Palombita che si prende la tripla, lunghissimo il tiro, ma guardate un po' chi c'è. Toscano, Daniele Toscano c'è e realizza. È quello che sta tenendo su proprio la squadra. Sartini, Torgano, fallo fischiato a Daniele Toscano. 6 su 8 da 3 punti, Diego, per Riccardo Bazzoli. 48 pari, 8 e 24 al termine dell'incontro. PN alla ricerca di una vittoria, sperando in una sconfitta di Lecco per poter accedere all'ottavo e ultimo posto utile consecutivo. Lecco che però sta vincendo di 21. Arriva la tripla per Matteo Giovanelli. Toscano, Visentin consegnato per Vittorio Nobile, arriva l'errore al tiro. Visentin per un attimo aveva dato l'impressione di poter conquistare il rimbalzo, così non è. È già dall'altra parte Milano e segna anche da 2 punti Riccardo Bazzoli. A segno Michele Ferrari, meno 3 ora per la Friuladra Pordenone. Sartini, Torgano, rimbalzo di Ferrari, Vittorio Nobile, cambio di lato per Palombita. L'ultimo a toccare il pallone, secondo gli arbitri, lo stesso Palombita. Paleari, finta consegnato per Sartini, fino in fondo. 2 punti con un po' di fortuna per Paleari. Pronto a ritornare in campo Davide Zambon. Fallo fischiato a Matteo Giovanelli. Fuori Visentin e dentro Davide Zambon. Diego, il più 21 di Lecco ci ha smorzato un po' negli entusiasmi, perché
insomma, manca ancora un quarto a Lecco, però insomma difficile, molto difficile, e soprattutto è difficile quando il destino, il proprio destino non è nelle tue mani e basta, no? Quando dipende anche dagli altri risultati. Sì, se qui a Pordenone la partita è ancora aperta, perché siamo sotto solo di 5 punti, quella di Lecco sembra chiusa, anche perché poi mi sembra Montichiari 40 punti a fine terzo quarto, sì, ancora non è finito ma manca poco più di un minuto, mi sembra che abbia l'attacco spuntato, quindi dovrebbe veramente cambiare completamente tutta l'inerzia della gara per far entrare in partita i bresciani contro Lecco. Vediamo però, perché nel basket non è mai detta l'ultima parola. Nobile, Toscano, Zambon, Ferrari, Palombita per PN, arriva un contatto non rilevato, ora era chiaro il fallo, è successo sotto la nostra postazione, colpo preso sul viso da Ferrari. Dentro Varuzza, fuori Vittorio Nobile. Schema 5, chiamato da Matteo Giovanelli, Bazzoli per lo stesso Giovanelli, blocca Sartini, esce, riceve, cambia lato per Torgano. E guarda un po' chi si prende la tripla, ma la sbaglia in questo caso Diego Bazzoli. Sì, beh, questa volta tripla ad alto coefficiente di difficoltà con Toscano. Un errore poteva starci. Sì, direi proprio di sì. Sale, riceve Palombita, cambio di lato per Varuzza, serve in post basso Toscano. Taglio centrale di Ferrari, grande movimento sul piede perno di Ferrari. E arriva time out di un inviperito Marcello Ghizzinardi. È anche vero che per un allenatore, Diego, se questa partita in fin dei conti non cambia nulla in termini di classifica, è sempre una partita di allenamento, per così dire, in chiave playoff. Beh, certamente. Ogni partita è una buona occasione per collaudare e perfezionare i meccanismi sia offensivi che difensivi, e ovviamente a questo livello nessuno ci sta a perdere o regalare i due punti. Milano poi mi sembra comunque una buona squadra, ben allenata da Ghizzinardi, che oggi può contare sull'ottima individualità di Bazzoli. Mancano 5 minuti, siamo 3 punti sotto, tutto ancora può succedere. Mario. Mario, 14. Io Montichiari potrebbe. Si riparte, 5 minuti esatti al termine dell'incontro, 55 Wildcats Urania Milano, 52 Friuli Adria, Crédit Agricole Pordenone. Giovanelli, Sartini, tripla di Sartini. Cinquantotto-54 Milano. Arriva il fallo fischiato a Palombita con la panchina di Pordenone che stava già gioendo
per la palla quasi recuperata sui 5 secondi. Così non è. 3.53 al termine, 14 secondi per il tiro di per il Milano per andare al tiro. Cece Ciocca fa vedere le 5 dita all'arbitro, rischia un po' in questo caso l'allenatore pordenonese. E Sartini è pronto a rimettere il pallone in campo, un occhio sempre sul parquet qui del Palacrisafulli, un altro sulle statistiche, sui risultati che arrivano, sugli aggiornamenti che arrivano da Lecco. Tripla di Sartini che non va, Zambon taglia fuori Paleari, fa viaggiare il pallone, Palombita, arriva il fallo ora fischiato a Sartini con Palombita che era già arrivato sotto canestro. Più 14 a quasi al termine del terzo quarto per Lecco, 59-45, cambio ora per Ghizzinardi, fuori Sartini, dentro di nuovo Dusan Stipovic. Ciò che ricorda i propri giocatori di che Milano è in bonus. Ora forzatura da parte di Palombita. Arriva un contatto e viene fischiato fallo in attacco a Bazzoli. Mi ha lasciato qualche perplessità, Diego, non tanto il fallo quanto la decisione arbitrale, perché non c'è stata tanta convinzione, c'era stato un doppio fischio, l'arbitro Coda era partito con la col pugno. A me è sembrato, da questa angolazione qui siamo distanti. Siamo molto distanti, sì. Mi è sembrato però che Ferrari avesse assunto una posizione corretta, poi sull'entità del contatto si può discutere. Fatto sta che aveva chiuso benissimo la linea di fondo Ferrari, secondo me, a prescindere dal fallo che ci fosse o meno, palla recuperata in modo più che pulito da Pordenone. Zambon per Palombita, di nuovo gioco a due, molto ben orchestrato questo attacco. Pordenone che si è risvegliata, meno due, speriamo che lo stesso faccia Montichiari, non ce ne vorranno i tifosi di Lecco, sopra di 11 ora all'inizio del quarto periodo. Fino in fondo Stipovic, errore al tiro, Paleari è molto bravo anche Paleari, non soltanto a tenere la posizione ma ad adattarla, no Diego, di sì, secondo in secondo per cercare sempre dove c'è la palla, c'è Paleari, ha un ottimo senso del rimbalzo, della posizione, si giova anche delle sue braccia lunghe da un lato per tenere a bada con una buona tecnica di tagliafuori gli avversari, dall'altro per andare a conquistare il pallone. Adesso vediamo se capitalizza dalla lunetta. Va a segno il primo tiro libero. Va a segno anche il secondo e torniamo sotto di 4 punti. 60 per chi difende, 56 per chi attacca. Varuzza per Daniele Toscano. Taglia Ferrari, Giovanelli cerca di bloccarlo ma non ce la fa, Palombita da 3 punti, va! Meno 1 per la Friuladria Pordenone, 60-59, 2-18 al termine. Milano ha già esaurito il bonus, Pordenone che ha ancora la possibilità di un altro fallo prima del bonus, fallo in attacco, blocco irregolare fischiato a Paleari con Ghizzinardi che esce dai box, Bonetti che lo richiama al rispetto del proprio spazio e Pordenone ha la possibilità ora di mettere il naso avanti. Michele Ferrari, taglio di Palombita, gioco a tre, Ferrari, Zambon, Palombita e i tre terribili vecchietti
portano Pordenone a più uno, palla a Crisafulli, Diego che come d'incanto, mi viene da sorridere perché comunque è sempre una bella atmosfera sentire e vedere il pubblico che partecipa come sesto uomo. Arriva un fallo lontano dalla palla ed è un altro fallo in attacco. Vediamo ora la segnalazione, fallo del numero 8 Torgano, richiamato in panchina. Ghizzinardi che rimanda in campo Sartini. È bastato aumentare in un minuto l'intensità di gara che il palazzetto si è acceso e siamo avanti di un punto, finale al photo finish. Vediamo adesso cosa succede. Palombita in attacco, adesso si ragiona con Varuzza, pick and roll di Zambo. Sono 7 secondi per andare al tiro, vediamo se si prende la tripla Palombita, invece serve Zambon. Arriva l'errore di Davide Zambon, sicuramente non facile la conclusione perché era sbilanciato, e questo è un altro fallo in attacco evidente, evidente perché ha proprio sbacciato sul secondo di Torgano, non posso dire nulla perché non stavo guardando nemmeno su quello di Paleari, ma l'arbitro era un metro, questo eravamo distanti abbastanza Diego, ma non così da non poter rilevare proprio la chiarezza del fallo, l'evidenza sì, del fallo. L'uso del braccio da parte dell'attaccante gli ha procurato un vantaggio illegale, giusto il fallo. E mentre Pordenone è avanti di un punto, Montichiari si fa sotto, è sotto di 5 in quel di Lecco. Violazione di passi, fischiata Daniele Toscano. secondi e 27 centesimi. Diego, guardiamo quello che succede in casa perché prima bisogna vincere qui. Esatto. Meno di un minuto alla fine, vediamo l'attacco di Milano. Bazzoli, Giovannelli per linee esterne, in palleggio. Passaggio a Sartini. Sartini, buona difesa. Fallo troppo generoso, fischiato a Toscano. Mancavano 6 secondi allo scadere dei 24. L'arbitro, tra virgolette, regala un fallo all'Urania che può ancora sfruttare un possesso da 14 secondi. E con questo abbiamo esaurito il bonus. Bonus esaurito per Pordenone. 30 secondi al termine dell'incontro, 10-9 ora per andare al tiro per Milano, si prende la tripla Torgano, corto e Zambon, e arriva il fallo voluto da Giovanelli, non so, questo fallo di cui si accusa subito se fosse stato ordinato dalla panchina, insomma 21 secondi al termine, forse Ghizzinardi spera di giocarsi l'ultimo possesso. Manca ancora una vita, non so Diego. Ma sicuramente è un fallo per fermare il tempo, secondo me il PN poteva benissimo conservare il possesso fino alla sirena. Secondo me il giocatore dell'Urania ha pensato che fosse la scelta giusta fermare subito il tempo per poi magari concedere al coach un time out per organizzare il possesso lungo. E poi Zambo adesso è obbligato a segnarli, quindi mette pressione al tiratore. Infatti purtroppo sbaglia il primo tiro libero. Time out chiestosi da Marcello Ghizzinardi. Primo tiro libero. 1-2. Il secondo.
Si ritorna in campo sul 62-60 per chi difende, 21 secondi e 31 centesimi al termine. Palla nelle mani di Milano, Torgano anticipa Ferrari e guadagna un pallone che mette in ghiaccio, bisogna superare la metà campo, arriva il fallo di Sartini e questi due tiri liberi, questi due tiri liberi sono importanti. C'è Cece Ciocca che ha chiesto, credo presumibilmente, il risultato di Lecco e qui ragazzi ci dispiace ma probabilmente dovremo chiudere la cronaca senza sapere se potremo vederci in casa con 100. Sbaglia Varuzza il primo tiro libero, 1-2 per lui, però c'è un possesso, Diego, di distanza che non ci mette al riparo da un'eventuale tripla. Diego, ti prendo in contropiede. Cosa diresti se fossi Ghizzinardi? Cosa diresti se fossi Ciocca? Corso di Ghizzinardi, adesso sicuramente a questo livello si preparano situazioni coordinate per costruire un tiro in emergenza, però sicuramente qui non ci sono alternative, bisogna cercare la tripla per andare al supplementare. E da parte di coach Ciocca invece suggerirei o di fare fallo subito per concedere il suo tiro libero, oppure lasciando trascorrere 2-3 secondi. In alternativa, non prendere tiri da tre punti, concedere la penetrazione. 10 secondi al termine, 63 PN, 60 Milano, possibilità per PN di far fallo prima di un'eventuale tripla da parte di Milano. Ecco qua Varuzza che cerca il contatto e viene fischiato il fallo ora a Toscano che manda in lunetta Paleari. 5 secondi e 31 con Paleari in lunetta per due liberi e Nobile pronto a entrare al posto di Palumbita. A 5 minuti e 47 Lecco 65 e Montichiari 62. Come giustamente diceva Mario Pagano prima, sarebbe proprio una bella ciliegina sulla torta di un campionato che a settembre nessuno avrebbe pensato avrebbe preso questo tipo di andamento, Diego. Ma intanto vediamo cosa combina Paleari dalla lunetta. Fuori il primo. Adesso Paleari deve assolutamente sbagliare per cercare di recuperare il rimbalzo e tentare una tripla del supplementare in extremis. Vediamo. Sbagliato. Sbaglia il secondo, Varuzza. E arriva il fallo del numero 19, Alessandro Pagani, con un 2-2 potremmo festeggiare il ritorno alla vittoria, ma aspettiamo e intanto diamo un'occhiata alle statistiche che arrivano da Lecco, che parlano di un 67-62 per la squadra di coach Massimo Meneguzzo nei confronti di Montichiari. E mancano 5 minuti al termine dell'incontro.
Matteo Varuzza in lunetta, il cronometro è fermo, 3 secondi e 17 centesimi alla conclusione, segna il primo Matteo Varuzza. Due su due, PN vince su Urania Milano con il punteggio di 65 a 60. E ora, caro Diego, vediamo, speriamo, per meglio dire, speriamo che Montichiari espugni il palazzetto di Lecco, regalando così la possibilità a Pordenone di agguantare l'ottavo posto in classifica, che significherebbe ospitare per gara 2 la Tramec 100. Io, ringraziando l'amico Diego Colombis per avermi accompagnato in quella che spero non sia l'ultima telecronaca qui dal Palla Crisafulli, volevo ringraziare e salutare Dario Starnoni, vittorioso oggi con la sua Under 15 eccellenza nei confronti del Basket Trieste. Ringraziare la società del PN Basket che mi ha dato la possibilità di raccontare, spero al meglio possibile, le partite che abbiamo trasmesso qui dal Palla Crisafulli. Che dire, Diego? È stato un anno intenso, bello, speriamo che ci sia la possibilità, non soltanto nel breve termine, ma anche in futuro. A te la chiosa, dando appuntamento per le finali Under 19 di cui si parlava. Sì, veramente vedere coach Ciocca che saluta il pubblico del palazzetto, che è contento per questa ultima vittoria. Sarebbe un peccato veramente che tutto questo non ci fosse più. Speriamo che tutto si concluda bene e auspico che ci sia un arrivederci a breve termine. Intanto saluto tutto il pubblico da parte della società PN Basket, da parte mia e dai ragazzi anche dell'Under 19, coach Tisone, coach Baby Gallini, che a breve affronteremo l'avventura delle finali Under 19. Grazie a tutti da parte di Diego Colombis, di Dario Starnoni, di Simone Pizzioli, di Davide Pettarini. Buona serata a tutti.